Benvenuti alla nostra programma speciale Fatima TV Habemus Papam. Sono Chris Ferrara, autore e avvocato civile americano, e nello studio con noi oggi Padre Nicholas Gruner, fondatore del Centro di Fatima. Benvenuto, padre. Grazie, grazie. Abbiamo un nuovo papa. Sì, sì, veramente sì. La sua impressione? Sì, io sembra molto buono, molto gentile, e lui è anche molto pietoso, cioè prega molto. Si vede nel suo atteggiamento anche umile. Sì, 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 evidentemente è un uomo del popolo. Sì. Il papa è chiamato Santo Padre, sì, ma mi sembra che fra le gente c'è il termine Santo Padre non è ben inteso. Su questo punto abbiamo contribuito un servizio da John Venari, sì, al Vaticano. Sì. Forse possiamo lanciare il servizio. Sì. Grazie, Chris. Ci troviamo a Piazza San Pietro, dove è stato eletto il nuovo pontefice di Santa Romana Chiesa, Papa Francesco. Noi lo chiamiamo Santo Padre, ma penso sia il caso di spiegare meglio cosa voglia dire la parola santo associata al nome del pontefice. Si tratta di una parola il cui significato è spesso frainteso, non solo dalle tante congregazioni protestanti, ma purtroppo, specialmente in questi ultimi anni, anche dai fedeli e dai sacerdoti cattolici. Se chiedete a 10 sacerdoti il significato di santo, riceverete 10 risposte diverse, e con tutta probabilità nessuna di esse sarà quella giusta. Grazie al cielo, tuttavia, abbiamo gli scritti di uno dei più grandi mistici e scrittori di vita spirituale del XX secolo, il beato Columba Marmion, un grande abate benedettino che ha parlato di questo argomento sulla base degli insegnamenti di San Tommaso d'Aquino. La santità è costituita da un duplice elemento, uno negativo e uno positivo. Per spiegare il primo, è il caso di partire dall'esempio supremo di santità, cioè Dio. La santità in Dio onnipotente è la distanza infinita da tutto ciò che è peccato, da tutto ciò che è imperfetto e da tutto ciò che è impuro. Dio è infinitamente privo di qualsiasi macchia, peccato o ombra di imperfezione. Ecco, questo è l'elemento negativo, mentre quello positivo è che Dio aderisce con un costante ed eterno atto della sua volontà all'infinita bontà che è lui stesso, al fine di conformarsi interamente a tutto ciò che è infinitamente buono. Bene, questa è la definizione suprema di santità, e lo abbiamo visto con nostro Signore Gesù Cristo, perché anch'egli è infinitamente privo di qualsiasi macchia, peccato o ombra di imperfezione, ed egli aderisce con un costante ed eterno atto della sua volontà all'infinitamente buono, che è egli stesso. Lo stesso modello di santità lo troviamo nella Beata Vergine Maria. Anch'ella è senza macchia e senza peccato, perché nata senza il peccato originale. Anch'ella è priva di qualsiasi imperfezione o corruzione. Infine, anche la Madonna aderisce con un atto della sua volontà al bene infinito che è Dio, al fine di conformarsi all'infinitamente buono. Ecco, ora avete un'idea del modello cui paragonare la santità del Santo Padre. Il Papa deve insegnare una dottrina che sia priva di qualsiasi macchia, peccato o ombra di corruzione. Deve essere priva d'errore, di confusione e di ambiguità. Ma egli deve anche insegnare una dottrina che aderisca pienamente all'infinitamente buono, che è Dio, e alla genuina dottrina insegnata per secoli dalla Chiesa Cattolica. È questo il compito di un Santo Padre, ed è per questo che, come ci ha detto la Madonna di Fatima, dobbiamo pregare molto per lui. Pregate, pregate molto e senza indugi per Papa Francesco. Per Fatima TV, sono John Vennari. Eccellente, padre.
Come possiamo vedere, il termine santo non significa un uomo meramente simpatico oppure o anche un uomo ben amato dal popolo, ma qualcos'altro. Un No, uomo. non necessariamente qualcos'altro, e anche Qualcosa di più. di più, sì. Sì. Un uomo che è sotto l'influsso dello Spirito Santo sta operando ad un livello più alto che il livello meramente naturale. Sì, certamente. Per Dio, Dio è santo in se stesso, e noi dobbiamo, per diventare santo, noi dobbiamo essere più perfetti come il Padre, come dice Gesù. E dobbiamo essere perfetto, sia soprattutto in carità, ma in tutte le virtù. Sì. E quindi Santo Padre non significa necessariamente popolare, ma potrebbe essere l'opposto No, in no. questo mondo, perché oggi c'è un'opposizione contro l'influsso della grazia di Dio. No, ma posso forse perché la santità in se stesso è molto gradevole alla persona umana. Anche persone non tanto virtuose gradisce queste virtù, umiltà, gradisce la bontà. Questo gradisce la pazienza. Anche se loro non sono pazienti, gradisce a tutti che l'altro è Sì, paziente. sì, sì, Gradisce sì. che questa bontà tocca il cuore anche delle malvagie, delle persone non buone. Sì, ho capito, ho capito. Allora, la nostra squadra Sì. mediatica ha collegato qualche fotografo molto interessante riguardo la lezione di questo Papa. Forse potremmo vedere queste fotografie adesso. Sì. Abbiamo qui il Papa sulla loggia. Ah, Sì, all'inizio dei primi secondi. Poi qui sì. Ah, lui prende il pullman con gli altri cardinali proprio dal Cappello Sistina. uomo del popolo. Sì, l'uomo del popolo, anche l'uomo dei cardinali, l'uomo di tutti, insomma. E come San Paolo dice, sia gradevole a tutti quello che è possibile. Prima deve. Veramente una novità. E qui lui è andato a Santa Maria Maggiore a pregare al Salus Populo Romano. Questa è un'immagine del Nostro Signore, pintata da Luca. E adesso sta pagando lo soggiorno all'albergo. Sì, dove era prima di andare a Santa Marta, è tornato per pagare il prezzo della stanza, insomma. E questo vuole dare un buon esempio a tutti di pagare i loro debiti. Sì. Interessante. Ha fatto un riferimento all'icona del Salus Populi Romani. Sì. Che cos'è questa icona? È proprio pintato da Santo Luca, l'Evangelista, è uno dei due che conosco io, l'altro è proprio portato da San Tommaso proprio nell'India, ma qui è portato, non so se è portato da San Paolo o San Pietro qui a Roma, è messo proprio nella chiesa di Santa Maria Maggiore, il primo chiesa dedicata alla Madonna dopo il vittorio di Costantino e questa grande chiesa ancora oggi, è proprio un'apparizione della Madonna nel sogno al Papa per fare questa chiesa all'Asquilino. Ah, la visita che il Papa ha fatto a questa icona significherebbe la sua dimensione mariana. Sì, certamente. E lui ha chiesto durante la sua benedizione la protezione della Madonna. Sopra Papa Benedetto XVI parlava dell'Ave Maria, è scritto a me diverse volte dicendo che la devozione alla Madonna è molto radicata nel popolo della sua diocesi in Buenos Aires. Ma anche lì, andato dopo questa preghiera alla Madonna, è andato alla tomba di San Pio V, il Papa della Missa Tridentina, per pregare qualche momenti alla tomba di San Pio V, e proprio lì, anche
nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Sì, sì, sembra che i cardinali sono felici con la sua scelta di Papa. Sì, sì. Abbiamo ottenuto un breve intervisto con uno dei cardinali e forse possiamo lanciare un servizio riguardo a questo intervisto. Una giornata di rinascita per tutta la Chiesa universale. Rinascita, noi la Chiesa, come ha detto Benedetto XVI, è sempre stata viva da quando Gesù è risorto, quindi non è una rinascita, è un rinnovarsi, è un rivitalizzarsi, ma c'è una continuità nella novità e mi pare che sia una buona novità. Ecco Eminenza, la novità è rappresentata da Papa Francesco, un Papa che viene dall'Argentina. Lui ha detto che voi siete andati a prenderlo fino alla fine del mondo. Cosa significa per la Chiesa? Che è cattolica, cioè universale, che non c'è un luogo distante, un luogo vicino, perché tutti siamo vicini al centro che è Cristo. E più ci avviciniamo a Lui, più siamo santi e più siamo capaci di essere come il mondo necessita e come il Signore ci vuole. Per lei, Eminenza, il conclave è stata un'esperienza straordinaria. Sì, sì. E si vive veramente una dimensione profondamente spirituale, al di là di ogni umana categoria. Adesso devo andare a pranzo con Papa. Le posso chiedere il suo nome, Eminenza? Versaldi. Cardinal Versaldi. Grazie. Grazie a lei, Eminenza, grazie. Ah, molto interessante. C'è ovviamente un cambiamento di atteggiamento alla parte dei cardinali. Dopo il conclave, sì. Prima il conclave sono stati sotto un'impressione tremenda, sì, sì. Ma questo cardinale, per esempio, è stato molto felice dopo il conclave, sì, sì. Per un buon motivo, sì. Molto rilassato, molto felice. Abbiamo ottenuto anche un'intervista con un sacerdotale spagnolo. Forse in America Latina. Oh, sì, sì. Può sì. Essere, parli italiano bene. Sì, sì, sì. Forse possiamo vedere adesso. Significa che lo Spirito Santo lo ha scelto, no? Tramite i cardinali. Significa pure che hanno fatto una scelta per un Papa molto vicino al popolo, come si è visto ieri. Significa pure che la Chiesa apre la sua storia a un nuovo momento, che è quello di aprire le porte alla Latinoamerica, che è stata missionata e adesso c'è il compito, la responsabilità di missionare pure tramite il suo vescovo, che, come lo ha detto ieri lui, no? Il vescovo e il popolo che camminano insieme, no? Per i giovani, per la gioventù della Chiesa, padre, che ne pensi di questo nuovo Papa Francesco? Sarà un Papa, sembra un po' più vicino ai giovani? Ma senz'altro, guarda, io sono stato lì ieri in piazza e ero vicino ai giovani e ho visto che piano piano, quando si è svolta la sua intervenzione, i giovani cominciavano a stare già vicino al Papa, no? Un Papa molto spontaneo, io l'ho conosciuto nell'Argentina, un Papa che non ha paura di andare a Bidon Village, alle favelle, no? Che non ha paura di dire le cose che pensa, quindi una cosa che ci piace ai giovani, no? Un papà molto, molto semplice, molto lui, con molta personalità, ma pure che ci sorprende. Oggi già ieri ci ha sorpreso, no? Nella notte. Oggi ci ha sorpreso di andare a Santa Maria la Maggiore senza avvisare nessuno, quindi questo ai giovani ci piace un sacco. Vediamo a Brasile cosa possiamo capire e imparare di lui. Il primo Papa di Sud America, ma pure che è un pontifice, no? Pontifex significa in latino il ponte fra Dio e gli uomini, ma pure questo Papa è un ponte fra l'Europa e l'America. Perché? Perché senz'altro l'Argentina è un paese, una nazione molto europea, cioè le sue radici sono un sacco di inglesi, ci sono un sacco di irlandesi, ci sono un sacco di persone dell'Europa, di italiani, lui piemontese, quindi oppure un ponte fra l'America e l'Europa questo Papa. Grazie, Papa. Prego. Ha fatto riferimento al ruolo del Papa come un pontifex. Sì, sì, sì. Padre, pensa che questo Papa contribuirà all'unità della Chiesa oppure sarebbe una continuazione della crisi interna nella Chiesa?
Ma tutti i pontifici sono un punto di riferimento dell'unità. La fondazione dell'unità è sempre la verità. Ma uno dei segni della Chiesa è uno santo cattolico apostolico, ma uno. Cose, e così, per esempio, quando c'è la crucifissione di Cristo, c'era l'unità sull'attacco contro Cristo, cioè Erode e Pilato erano nemici prima, ma diventano amici in quel giorno, perché sono fondati un'amicizia, ma non basata sulla verità. Invece dobbiamo fare un'unità basata sulla verità. E proprio la Chiesa è la fondazione della verità. E quando il pontefice, il Papa, definisce la dottrina, tutti sanno che questa è la verità. Soltanto che siccome ci sono confusioni tra i teologi, e non si risolvono questo, ma spero che questo uomo, perché non, è difficile trovare la verità se uno non è umile, e si vede che questo Papa è molto umile. E per questo speriamo che sarà molto più unità con lui che prima, perché anche con questa confusione che è venuta dalla disorientazione diabolica che viene dal Secondo Vaticano, sul Concilio, c'è questa mancanza di unità che deve essere lì. Ma quando lui farà la consacrazione in Russia, come la Madonna Fatima ha chiesto, sarà questa unità anche nella Chiesa. Non abbiamo visto per 50 anni, anche forse non abbiamo visto per 100 anni. A riguardo il periodo dopo Concilio, qualche saggista, qualche commentatore di recente ha fatto riferimento a questo Papa riguardo la sua cosiddetta ostilità verso la liturgia tradizionale. Ma questo non è vero. Sì? Sì, non è vero. Perché lui, quando Benedetto XVI ha fatto questo moto proprio, 24 ore dopo lui ha già fatto cappelli nella sua diocesi, dove i sacerdoti diocesani fanno la liturgia tradizionale. E qui c'è un sizio qui a Roma con un sacerdote gesuita che promuove anche la liturgia tradizionale. Non è di ieri, è da molto tempo, deve essere conosciuto dal Papa Francesco anche. Secondo me la cosa importante riguardo questo pontificato sarebbe la dimensione mariana di questo Papa. Evidentemente ha una devozione profonda per la Vergine. Sì. Come abbiamo visto con la sua visita all'icona di Santa Maria Maggiore, Popoli di Romania, Santa Maria Maggiore. Sì, e poi proprio l'immagine della Madonna lì, ma comunque lui è il primo gesto che lui ha fatto dopo la sua lezione di dare omaggio proprio alla Madonna. Non era fatto da altri papi, che ricordo almeno per molto tempo di non fare questo come primo gesto. Lui vuole prima esprimere la sua devozione personale, ma anche esprimere come pontefice che questo è importante. Questo ha chiesto anche la protezione della Madonna, ha chiesto anche i nostri preghieri. Per esempio, dobbiamo, quello ha detto che il Santo Padre è santo, ma per lui ha chiesto preghiere, che prega per me, lui ha chiesto molto, e dobbiamo pregare come la Madonna Fatima ha detto, come le fanciulle di Fatima ha detto, che dobbiamo pregare molto per il Santo Padre, perché il dovere, l'obbligo di pregare su questo Papa, su tutti i Papi. Fino ad oggi 7 Papi non hanno obbedito alla Madonna Fatima per la consacrazione in Russia. E loro trovano una difficoltà. Dobbiamo pregare molto che lui voleva fare la volontà della Madonna, ma anche dobbiamo pregare per questo, per lui avere la forza di resistere quelli che vogliono resistere alla Madonna, quelli che vogliono che non abbiamo la pace nel mondo, vogliono fare guerre invece. Madonna ha promesso la pace quando, per tutto il mondo, quando il Papa farà questa consacrazione specifica della Russia. Non è perché Russia è più cattiva dell'altro,
tutti hanno bisogno di conversione, ma perché la Madonna ha chiesto questo, e con, attraverso questo gesto di consacrazione del Papa, una preghiera di 5 minuti con tutti i vescovi, e con questa preghiera Russia sarà benedetta in modo straordinario. In questo, con queste benedizioni Russia porterà la pace a tutto il mondo. Pensa che questo Papa sarà più accogliente riguardo al messaggio di Fatima? Sì, proprio lui ha scritto al nostro ufficio diverse volte. Lui diceva che ci sono 2 parrocchie nella sua diocesi di Buenos Aires. Che la, il patrono è proprio la Madonna di Fatima, ma proprio Madonna di Fatima, cioè è molta devozione. E c'è nella sua diocesi anche la promozione della le comunioni di riparazione sui primi sabati. Queste sono, non è molto conosciuto e deve essere conosciuto, deve essere praticato, ma almeno nella sua diocesi è praticato più che tanti altri posti. E questo è un buon segno che loro fanno, e lui certamente deve essere d'accordo con questo. Pensa che questo Papa sarà il Papa che finalmente farà la consacrazione? Io spero, e c'è una profezia che lui sarà il Papa di Fatima. Ah, sì? Sì. Proprio, da chi? Proprio di Antonio Ruffini, era un uomo stigmatizzato qui a Roma, e io ho incontrato lui diverse volte. Io so che lui ha questo dono profetico, perché ho portato a lui un giovane che pensava che non ha vocazione. Ma io ho detto che lui ha vocazione, non mi credi, ho detto mi porta i suoi amici con questi doni speciali. Io ho portato proprio a Ruffini, ma invece io non potevo anche chiedere la domanda. Io ho detto buongiorno Antonio, e lui diceva subito buongiorno, e poi ha detto dici al suo amico di diventare sacerdote. Non potevo anche domandare. Il mio amico Padre Kramer anche ha fatto... ha detto, io sono ordinato sacerdote. Ha detto, perché io ho detto auguri quando ho visto qualche giorno fa? E per questo motivo, io già sapevo. E così, e questo uomo ha detto che non sarà Giovanni Paolo II, non sarà il suo successore, ma lo successore del Benedetto, non diceva il nome, ma il successore del successore di Giovanni sarà il Papa che farà queste consacrazioni. Ma ovviamente prima che avremo la consacrazione finalmente ci deve essere una riforma dentro la curia romana per rimuovere l'opposizione, sì, di questo atto di obbedienza alla Madonna. Sì, proprio il segretario di Stato, certamente Cardinal Bertone, è apertamente così contrario a questo. E poi Cardinal Sudano prima di lui, e prima di lui Cardinal Casseroli. Hanno fatto, per esempio, la linea del partito del Cardinal Casseroli è proprio mandato a tutti di dire che la consacrazione è stata fatta. Questo era nei primi giorni di luglio 89. Questo viene proprio da Cardinal Casseroli. E io non ho molto dubbio che il cardinale predecessore di questo, Cardinal Bio, era anche contro la consacrazione. Potrebbe essere molto significativo che questo Papa non ha ritenuto in ufficio temporaneamente queste persone. No, per esempio, tutti sono mandati fuori ufficio alla fine del pontificato, e lui deve fare un appuntamento di nuovo. Lui farà in questi giorni, non so quando, ma lui certamente... Questo cardinale che abbiamo visto è già nella curia del Benedetto XVI, e certamente lui vuole intervistare questi per sapere quali sono in merito di ritenere. Ma comunque questo Vatilics scandalo che certamente tutto il mondo sa che c'è un documento di 300 pagine, un copia unico per il prossimo Papa, e questo è la non soltanto su Vatilics, ma sulle corruzioni nel Curia. E questo è il problema primario che Francesco deve essere messo. E così speriamo che porta altri cardinali del fuori, perché non li lascia in grado questi
E certamente quello che hanno fatto opposizione alla Madonna di Fatima. Spero di sì. E senza dubbio in questo dossier di 300 pagine sì. riguardo Vatilix e gli altri scandali dentro il Vaticano, sarebbe un'indicazione a riguardo quello che è stato predetto nel terzo segreto di Fatima. Sì, proprio il terzo segreto di Fatima parlava, anche proprio questa visione parla di un vescovo vestito di bianco, pensava che era il Santo Padre, ma può essere anche Benedetto perché lui ancora vestito di bianco era pontefice. Comunque speriamo che non vieni questo castigo perché lui farà la consacrazione presto, subito. Sì. Come sempre, sembra che il messaggio di Fatima rimane coinvolto intrinsecamente negli affari delle chiese in questo il nostro tempo. Ma come possiamo imparare di più riguardo il suo apostolato? Si può telefonare al nostro numero verde 800-98-98 o scrivere a www.fatima.it o www.fatimatv.it per avere più informazioni o anche per leggere o avere la letteratura gratis, libera, e poi andare a Facebook, Fr. Nicholas Gruner, NICHOLASGRUNER, su Facebook. E soltanto che ci sono tanto grazie, da dire. Grazie. Il tempo a disposizione è quasi finito. Grazie per essere stati con noi.